E bella a tutti amici, User Juice 99, siamo qua tornati con un nuovo video, siamo tornati nella nostra Creation Game di FIFA 22, oggi a grande richiesta vi mostro come creare Tommaso Baldanzi, il giovane trequartista dell'Empoli andato in gol nell'ultimo turno di Serie A e ovviamente oggi non era presente su FIFA e quindi perché non crearlo e non aggiornare quanto più possibile le nostre rose in vista dell'uscita tra poco più di 20 giorni di FIFA 23. Prima inizio, ragazzi, vi lasciare un bel like, di commentare, di condividere, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, di continuare a consigliarmi i giocatori che cercherò di portarvi nel più breve tempo possibile prima di passare all'avventura definitiva sul nuovo FIFA in uscita. Vado alle ciance, ragazzi, passiamo alla costruzione di Tommaso Baldanzi, nome Tommaso, cognome Baldanzi, nome sua divisa Baldanzi, maglia 35, Italia, Empoli, è nato il 23 marzo del 2003. Fisico 170 cm, 64 kg. Posizione un trequartista, quindi centrocampista, offensivo, piede sinistro. Passiamo agli attributi. Attacco, cross 55, 65, 40, 65, 55, 3. Difesa 25, 20. Abilità 70, 55, 45, 65, 65. Potenza 65, 40, 65, 50, 65. Movimento 75, 75, 70, 55, 60. Mentalità 55, 40, 65, 60 e 65. Questo per quanto riguarda gli attributi di Tommaso Baldanzi. Passiamo adesso alla costruzione del volto, quindi andiamo a selezionare questo tipo di tono e carnagione. Sopracciglia, andiamo a selezionare il secondo modello disponibile che andiamo a trasformare in questo modo. Occhi, selezioniamo il terzo modello della prima fila che andiamo a trasformare così. Passiamo adesso al naso, anche in questo caso il terzo tipo della prima fila che andiamo a costruire in questo modo. Bocca, andiamo a selezionare il secondo modello disponibile e lo andiamo a modificare così. Guance, mascella, selezioniamo il modello centrale. Passiamo adesso al mento, andiamo a selezionare il penultimo della prima fila che costruiamo così. Orecchie, ultimo modello della prima fila che creiamo in questo modo. Infine abbiamo i capelli, andiamo a prendere il primo modello dell'ultima fila in capelli corti, quindi è il modello che più si avvicina al taglio attuale del giocatore, lo coloriamo con una via di mezzo tra il castano e il biondo, quindi questo colore qui, e poi barba, possiamo mettere tranquillamente senza barba. Quindi ragazzi, questo per quanto riguarda la Creation Game di Tommaso Baldanzi, spero che vi sia piaciuto, spero sia stato di vostro gradimento, spero vi sia utile per concludere al meglio quest'ultima avventura su FIFA 22, per chi ovviamente passerà al 23 appena uscito, oppure per chi continuerà a giocare a questo gioco prima di passare in futuro alla prossima edizione. Vi ricordo di lasciare un bel like, commentate, iscrivetevi, continuate a consigliarmi i giocatori, ovviamente siete la parte più importante del mio canale, della mia community. Dai, Giusto 99 è tutto, qui con me Tommaso Baldanzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!